Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 23 febbraio, ricordiamo il Beato Vincenzo. Ascoltiamo la sua storia. Vincenzo Frelikowski nasce il 22 gennaio del 1913 a Chełmża, nel nord della Polonia. Da ragazzo serviva la messa come chierichetto. Fu uno scout e partecipava alle attività del sodalizio mariano. A 18 anni entrò nel seminario maggiore della diocesi di Chełmno e, ordinato sacerdote il 4 marzo del 1937, divenne subito il segretario del vescovo. Il 1 luglio del 1938 venne inviato come vicario nella parrocchia dell'Ascensione a Torù, dove ogni giorno testimoniava con la vita il suo donarsi a Dio e agli uomini, che serviva con grande umiltà. Grazie alla sua bontà, mitezza e pazienza, convertì molti a Cristo, anche durante le tragiche circostanze della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 1939 la Polonia venne invasa dai tedeschi e padre Vincenzo, insieme ad altri sacerdoti, venne arrestato e 10 giorni dopo chiuso nelle carceri della città. Rilasciato, venne arrestato ancora e da quel momento incominciarono per lui una serie di spostamenti da un carcere ad un altro, nei quali veniva sottoposto a lavori manuali. Durante questi spostamenti non si scoraggiava e non perdeva occasione per farsi conoscere agli altri detenuti per il suo spirito carico d'amore verso gli uomini e verso Dio. Clandestinamente riusciva a recuperare qualche ostia e del vino e riunire le persone. Celebrò la Santa Messa del Giovedì Santo del 1940. L'ultimo campo in cui venne trasferito insieme ad altri compagni fu Dachau. Qui si rifiutò di rinnegare la nazionalità polacca, subendo una crudele rappresaglia. Ricoverato nell'ospedale, assistette gli ammalati e i moribondi. Nel 1944, nel campo, scoppiò un'epidemia di tifo petecchiale. Don Vincenzo non si preoccupò di un possibile contagio e aiutò gli ammalati lasciati in condizioni disumane. Contagiato, si ammalò anche di polmonite. Morì il 23 febbraio del 1945, a soli 32 anni e a pochi giorni dalla liberazione. Non si sa che fine fece il suo corpo, o venne bruciato nel forno crematorio o sepolto in una fossa comune. Il 7 giugno del 1999, durante il suo settimo viaggio apostolico in Polonia a Torù, Papa Giovanni Paolo II lo beatificò. Tante volte ci si chiede, ma dov'era Dio, per esempio nei campi di concentramento, dov'era Dio ad Auschwitz? Forse la storia del Beato Vincenzo può darci una risposta a questo che è il mistero del dolore, soprattutto in queste circostanze dove Dio sembra non aver fatto nulla, di aver girato il suo volto dall'altra parte. Perché vi dico questo? Perché lui fu imprigionato nei campi di concentramento, ma più volte, non solo una. E comunque non si è mai ribellato, è sempre rimasto gentile, è sempre rimasto disponibile. Era luce all'interno di quel luogo. Dove c'era tanta violenza, dove c'era tanta cattiveria, c'era uno che rispondeva porgendo l'altra guancia. Dove c'era uno che non sentiva in pericolo la propria libertà, perché la libertà è la libertà dal peccato. E quindi riusciva anche ad essere sostegno per tante e tante persone che lì soffrivano ed erano in pericolo di vita. Il pericolo di vita rende le persone brutali, rende le persone capaci di qualsiasi gesto pur di avere salvezza. Lui ha mostrato un'altra via. Ecco come Dio anche si è fatto presente lì nei campi di concentramento, nonostante tutto il male fatto dall'uomo. Vogliamo riflettere oggi su perché l'umanità si riduce a tanta bruttezza, a tanta cattiveria contro il prossimo. Vogliamo tenere lontane dal futuro tutte queste possibilità di essere crudeli con l'altro, e dobbiamo iniziare nel piccolo di ogni nostra giornata e della nostra quotidianità. E soprattutto quando ci troviamo in luoghi brutti,
in luoghi disumani, a qualsiasi livello, anche un luogo di lavoro, una classe di scuola può essere un luogo un po' disumano. Ecco, ricordiamoci che non siamo prigionieri, ricordiamoci che possiamo fare qualcosa, ossia, come il beato Vincenzo, cercare di portare un po' di amore, un po' di luce. Basta il buon esempio, il buon comportamento, è molto più efficace di quello che noi pensiamo. E affinché possiamo riuscire in questo, noi ci affidiamo all'intercessione del beato Vincenzo, che è stata una luce in un luogo bruttissimo. Beato Vincenzo, prega per noi.